Le nostre abitazioni e i locali sono abitati anche da oggetti. Gli oggetti che noi possediamo hanno un valore che va ben oltre quello della materia prima di cui sono fatti o il loro costo. Sono investiti da un valore affettivo. Spesso noi tendiamo a collezionare e conservare gelosamente anche dei beni che non hanno molta importanza. A volte magari sarà anche capitato di conservare dei biglietti di teatro, di serate particolari, cartoline o lettere ricevute, oltre che magari capi di abbigliamento ormai passati di moda ma a cui siamo molto affezionati. Tutto questo è assolutamente normale, ma può succedere che a volte questo comportamento di accumulo di beni possa assumere delle caratteristiche un po' troppo importanti fino a divenire invalidante. Il DSM-5, ovvero il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, che è un punto di riferimento internazionale per gli psicoterapeuti e gli psichiatri, parla di disturbo d'accumulo. Il disturbo d'accumulo ha tre comportamenti caratteristici. Il primo è la fatica a separarsi dai beni. Cosa significa? Significa che all'idea di eliminare degli oggetti che potrebbero essere tranquillamente sostituiti o che magari sono anche logori, la persona sperimenta una forte angoscia, ansia e anche sensazioni di colpa. Il secondo comportamento caratteristico è quella della tendenza ad acquisire continuamente nuovi beni, acquistandoli oppure raccattandoli da altre abitazioni, altri luoghi, mercatini. La terza caratteristica di questo disturbo è quella dell'invasione, dell'accumulo, quindi dell'invasione degli spazi attraverso gli oggetti. Cosa significa? Significa che le case iniziano ad essere piene, ingombre di beni e oggetti, tanto che alcuni locali non sono neanche più utilizzabili per la funzione che hanno o per cui sono stati progettati. Perché? Perché sono stati riempiti di oggetti e beni di ogni tipo. Il grado di consapevolezza di chi soffre del disturbo può essere estremamente variabile. Si può andare da un buon insight, cioè quando la persona è consapevole dell'impatto che questo disturbo ha sulla sua vita, a uno scarso insight, quando la persona non si rende minimamente conto dell'effetto che questo disturbo ha sul suo funzionamento quotidiano. Il disturbo d'accumulo è un disturbo che spesso si insinua in maniera strisciante nella vita delle persone, stringendo sempre più le sue maglie, invadendo lo spazio non solo fisico ma anche mentale. Questo spesso va a generare degli importanti conflitti relazionali. Perché? Perché le persone vicine a chi soffre di disturbo d'accumulo cercano di sgomberare la casa, ma questo non fa altro che creare tensioni e a volte proprio anche rotture all'interno della relazione. Frequentemente accade che chi soffre di disturbo d'accumulo tende ad isolarsi sempre di più e a rinchiudersi in questa abitazione che diventa sempre più una rocca inespugnabile abitata solo da oggetti e beni. Quindi chi soffre solitamente di questo disturbo rimane proprio isolato. Una caratteristica fondamentale del disturbo è proprio l'attaccamento eccessivo ai beni, che diventano fonte di conforto emotivo e di sicurezza. Sono centrali nello strutturarsi di questo disturbo delle credenze disfunzionali relative al possesso. Chi soffre di disturbo d'accumulo è convinto che ogni oggetto abbia un valore di utilità intrinseco, cioè che ogni oggetto potenzialmente possa rivelarsi utile. Ad esempio, non getto via le tutine di quando mio figlio era piccolo, perché se avrò un nipotino potrebbero tornare utili.
o non mi libero di questa rivista di 5 anni fa, perché c'era un articolo interessantissimo che magari davvero potrei aver bisogno di leggere in futuro. Quindi diventa impossibile liberarsi di qualsiasi oggetto anche ormai logoro o passato di moda. Un'altra credenza disfunzionale relativa al possesso è quella che vede ogni oggetto come portatore di un valore estetico. No, non mi libererò mai di questo soprammobile, non troverò mai nessuno che intagli il legno in questo modo. Un'altra credenza disfunzionale relativa al possesso è quella che vede ogni bene come portatore di un immenso valore sentimentale. Quindi, ad esempio, non si butta via il biglietto della serata a teatro avuto con l'amica di liceo tot anni fa. Perché? Perché quel biglietto lì ci ricorda di un'esperienza per noi emotivamente pregnante. L'ultima credenza disfunzionale relativa al possesso è quella che secondo cui ogni oggetto ha un valore identitario, cioè ogni oggetto contribuisce a definirci e racconta di noi. Quindi, ad esempio, non gettiamo via la medaglia ottenuta al liceo nella gara di atletica perché racconta un po' di noi, fa parte della nostra identità. Altre difficoltà che possono sperimentare le persone che soffrono da disturbo d'accumulo sono difficoltà di decision making, cioè diventa estremamente difficile scegliere di quali oggetti liberarsi perché si ha sempre il timore di non aver considerato tutte le possibilità. Quindi è estremamente difficile prendere una decisione. Un'altra difficoltà invece è quella nell'organizzazione e nella categorizzazione, quindi diviene quasi impossibile categorizzare gli oggetti in base alla loro funzione, operando quindi una selezione. Inoltre, spesso le persone che soffrono di disturbo d'accumulo avvertono un'eccessiva responsabilità proprio nei confronti degli oggetti, quindi non sono disposti a cederli ad altri perché pensano che queste altre persone non saranno in grado di apprezzarne realmente il valore. Il disturbo d'accumulo è un disturbo psicologico a tutti gli effetti, come abbiamo già detto, quindi può essere davvero importante rivolgersi a dei professionisti della salute mentale per affrontarlo. La risoluzione di tale problematica richiede sicuramente una riorganizzazione degli spazi in modo tale da restituire ai locali la loro funzionalità. Questo permette anche di creare un ambiente più confortevole in cui vivere. Ovviamente questo prevede l'affrontare in maniera progressiva il disagio causato dallo scegliere i beni da tenere e quelli da eliminare. In questa fase potrebbe essere utile rivolgersi a delle ditte specializzate che possano aiutarci nello sgombero degli spazi, nella riorganizzazione dell'abitazione e anche nella catalogazione, archiviazione dei beni. Questo perché è utile? Beh, perché innanzitutto si tratta di operazioni faticose per la persona che soffre di disturbo d'accumulo e quindi un aiuto esterno potrebbe ridurre la quota d'ansia associata a questo processo. Ovviamente tutto questo è finalizzato a raggiungere un miglior benessere e una migliore qualità di vita della persona.